stasera, come vi siete organizzati per vedere la partita? Ma diciamo che io e i miei amici, un gruppetto di amici, siamo messi d'accordo e guarderemo la partita in casa di uno. Dobbiamo ancora metterci d'accordo in casa di chi? In casa da solo, a mezzanotte sarà da solo. Beh, a casa di amici. Sì, con la birra ovviamente. Stasera guarderai la partita? No. Perché? Non ho la televisione. Sì, la guarderò con i miei amici. Dai, l'importante è che l'Italia vinca, non mi voglio sbilanciare su un risultato, però dai, sono speranzoso e penso proprio che gli azzurri vinceranno. Stasera andare a vedere la partita da qualche parte, in un bar, non ti interessa? Direi di no. In un locale siamo tutti quanti insieme a vederla. Però tu sei francese, quindi ti farai contro o ti farai a favore? Allora io sono doppia cittadinanza, quindi ti farò per l'Italia, ovviamente. Come si fa a rimanere svegli da mezzanotte alle due e non si addormenta? Come farò? Un po' di caffè? No, caffè no, ma così mi metterò gli stuzzicadenti negli occhi. Tranquilli, ce la si fa. Cerchiamo di arrivare abbastanza svegli e carichi. Bandiere, magliette, qualcosa del genere, facce pitturate? No, penso non ci pittureremo sicuramente, anche perché di pittura non ne abbiamo, però abbiamo un paio di bandiere, magari le appendiamo fuori dal cancello, fuori di casa. Aspettiamo, le fasi finali più. Fate qualcosa prima di mezzanotte per arrivare alla partita un po' più gasati? Si beve, ovvio. Si beve. No, ovviamente si esce a festeggiare, a prepararsi. Nel caso invece ci fosse Italia-Francia? Sempre Italia. Sempre Italia. Sì, perché? Sempre Italia, perché papà è italiano. Boh, non lo so, da quando sono piccola sempre Italia. 98 però Francia-Brasile, che è stato bellissimo, lì tifavo per la Francia. Però quando Italia-Francia, sempre Italia, no? Attacco Balotelli da solo, ti convince? Sì, perché io credo in Balotelli, però anche Immobile sta facendo bene e sono sicuro che può incidere sul risultato, magari lo fa entrare. Mo, non troppo. A parte che, cioè, io punterei su Cassano, però non mi convince. Balotelli senz'altro e basta, niente più, sì. No, Balotelli, giustamente. Sto facendo un po' il serio e cercare di giocare, mettercela tutta. Avrebbe portato Rossi? No, Rossi no, però Immobile sì. Rossi e destro li avresti portati? Sì. Destro, Rossi no. Un pronostico per questa Italia, i mondiali dove può arrivare? Ma penso che almeno la prima parte la supererà, poi dopo vedremo. Finale, si vince. Si vince. Certo. Sì, si vince, beh, certo. Sì, campioni. Speriamo ai quarti di finale, dai. Accontentiamo dei quarti, poi se arriviamo più avanti. Dai, almeno in semifinale, che cosa. Adesso sono ottimista, dai, sono ottimista. Il tuo finale. Sì, dai, finale. La squadra che ti mette di più di incontrare? Il Brasile, ovviamente. Brasile, gioca in casa. Sì. La Spagna fa ancora paura dopo ieri? Non lo so, insomma. Fa paura comunque, dopo quello che ha passato in questi anni. C'è comunque da temere. Un giocatore che potrebbe essere la chiave del nostro mondiale? Balotelli, quello che pensano un po' tutti. Ma secondo me Verratti farà bene, dai. Federico Lega, per Ravenna Web TV.